Bentornati ragazzi, post partita di Parma-Cosenza, finito 1-1. Come vedete dai colori, io sarò brevissimo oggi, ve lo garantisco, però sono abbastanza incazzato, ma me l'aspettavo. Allora, prima di tutto io l'avevo già detto, perché se vi ricordate avevo detto, quando c'è stato a Parma-Venezia, ho detto attenzione, se pareggiamo, perdiamo col Venezia, poi in 3-4 partite perdiamo il primo posto. Ovviamente non è che si sta verificando questo, però cosa è successo? Che l'abbiamo vinta, ma di culo, perché abbiamo vinta il centesimo, vi ricordo, quindi quella partita la pareggiavamo. Noi dopo Sampdoria, quando siamo andati a vincere 3-0 al Marassi, non si è stati più gli stessi, cioè quella bella squadra lì che vinceva 3-0, eccetera, con tanti bei fraseggi, strappi di somme, eccetera, eccetera. Al momento non c'è più. Sono N partite che facciamo cagare, o meglio, recuperiamo a volte delle partite, non le perdiamo, ma non siamo come prima. Il risultato si traduce in che andiamo a pareggiare col Como, andiamo a pareggiare adesso con il Cosenza e meritavamo di perdere, e via discorrendo. Risultato che gli altri ci stanno pian piano rosicchiando dei punti, non tutti per fortuna, ma si rosicchia. Allora, diamo la sintesi. Cyprien, l'hai fatto giocare dal primo minuto. Risultato: non avrà fatto sfracelli, ma intanto ti ha fatto gol dopo un minuto al volo da fuori area. Quel ragazzo qua c'ha il tiro, c'è poco da fare, il tiro ce l'ha, l'ha già dimostrato altre volte. E quindi forse è il caso, è Pecchia, di farlo giocare una volta di più, ogni tanto quando gioca bene, anche lui inserirlo. Poi dopo cosa succede? Che ovviamente il Cicci Zola e il nostro Papiar Zola si conferma già al quarto minuto con una bella uscita alla cazzo di cane, dopo solo i 4 minuti, che per un nulla non ci costa il gol, per un colpo di culo. Dopodiché, al 40esimo passiamo direttamente al pareggio del Cosenza e voi direte di che colpa? Guardate, io di che colpa? Quando ho visto la formazione, quando ho visto la coppia dei sogni dei centrali Balog e Osorio, avevo già capito che ci voleva veramente del culo andarla a vincere. E infatti noi questa partita, se andiamo a vedere le occasioni, concretizzandole, sarebbe finita, credo, 5-2 per il Cosenza. Per nostra fortuna è finita 1-1. Ma qui, per esempio, nel gol di Camporese, che va a pareggiare la partita e poi finirà così, cosa succede? Succede che, come è successo nella scorsa partita in cui qualcuno aveva dato la colpa a Di Chiara, ma in realtà era sempre Osorio. Cioè, praticamente, quando Osorio fa la cappella difensiva, che non marca e subiamo il gol dove lui doveva stare, l'altra volta era andato a cercare di sopperire Di Chiara, l'altra volta che ha giocato Osorio. Stavolta, se guardate, il gol lo becchiamo con dove doveva esserci Osorio a marcare Camporese, c'era Benedicciac. Dunque, ditemi, Benedizia è stato generosissimo, perché se considerate dove gioca normalmente è tornato in difesa, però una volta uno, una volta l'altro, ai compagni di squadra di Osorio gli tocca fare loro la difesa, perché lui evidentemente non si fa trovare dove c'è l'attaccante. Infatti c'è Bene che viene sovrastato e non è un difensore centrale, becca gol, e di fianco a 1,2 m, adesso 1,5 m, roba del genere, chi c'è? C'è Osorio immobile a guardare Benedizia che subisce lo stacco dell'avversario. Ma io dico, ma porco d'un zio. Allora, se la gente va al tuo posto a marcare gli attaccanti avversari al centro dell'area di rigore, significa che tu non sei in posizione, perché se no Bennett non può andare a marcare Camporese se tu ci sei attaccato, andrà da un'altra parte. Invece cosa succede? Che puntualmente ci va qualcun altro, perché tu non ci sei mai. Tu no, non ci sei, e quindi dico, cazzo, ma non c'è mica, cazzo, qua è da solo, perché ce l'ho io? Sono generoso, ci vado io. Una volta ci va Di Chiara, la scoperta la fase, ci va lui. Un'altra volta ci va Benedizia. Sta di fatto che chi ci deve andare si chiama Osorio e non ci va. Tagliamo, quindi, Osorio fa schifo completamente, al cazzo, e ci fa beccare sempre dei gol. Balog fa la coppia con Osorio, la coppia degli incubi, la coppia degli incubi, perché se andate a vedere, non solo fa schifo durante la partita, ma a 20 minuti 25 dalla fine si fa anche espellere per una doppia ammonizione assolutamente giusta, e fra l'altro da stupido, perché scusate,
cioè sei a centrocampo, ok? Sai già che sei ammonito, cosa fai? Fai fallo dietro sull'avversario, cosa vuoi che faccia l'arbitro? Ti sbatte fuori e rovini la partita, perché la partita comunque in 11 contro 11 magari in 25 minuti poteva succedere di tutto. Invece ovviamente il Parma cerca comunque di giocarsela, nonostante che meritava il Cosenza. Però tu sicuramente, Balog, ci hai dato la bella ciliegina sulla torta con un'espulsione. Quindi, sunto, Cicizzola continua a fare le cazzate, è uscita la cazzo di cane, ci è andata bene che non abbiamo beccato gol, guardate la partita più di una volta. Balog si fa espellere e sicuramente nella partita non brilla. Osorio fuori posizione ogni volta che gioca e questa volta gli è andata male perché abbiamo beccato gol, ovviamente, dove lui doveva stare c'era addirittura Benedizia, l'altra volta c'era Di Chiara. Quindi alla fine noi ci è andata bene così, ma intanto ci rosicchiano dei punti. Cos'altro devo dire? Niente, ho finito perché non sono anche né tempo né voglia, sinceramente. Quindi ennesimo uscite a farfalle Cicizzola anche al 53esimo. E niente, Man che continua a sbagliare dei gol a manetta, che però ripeto, io sinceramente non me la sento, perché se un giocatore durante questa partita mi ha fatto vedere qualcosa è Dennis Man. Poi che abbia sbagliato un gol che era facile per, anche stavolta, per la voglia di spaccare la porta, perché se tirava appena più piano la palla anziché beccare la traversa andava dentro, però nonostante tutto questo non gli posso dire niente, perché ripeto, almeno lui mi fa vedere qualcosa. Per il resto, Cosenza che meritava, perché palo di testa, traversa, schiena fuori, cioè abbiamo avuto un culo incredibile a non beccare gol. Tutino che a fine partita anche lui si sbaglia un gol, un tap-in da 3 metri dalla porta, incespicando praticamente. Risultato ci è andata bene. Se continuiamo così, veramente adesso andiamo a giocare fuori casa. Adesso non ricordo, però con la Ternana forse, va bene, non ricordo, comunque noi riusciamo di beccar su. Quindi speriamo che il Parma risorga la prossima partita, perché se continua in quella maniera qua rischiamo di non essere più primi a breve, no? E veramente non andiamo a rovinare un campionato in quella maniera qua. Cioè c'è da svegliarsi, soprattutto c'è da ripetere, c'è da riprendere un cammino netto, cioè non più giocare veramente così a sperare nel culo, a fare degli 1-1 che veramente gridano vendetta, perché i gol li sbagliamo anche noi, però potevamo beccarne 5. Quindi difesa imbarazzante, io veramente piuttosto farei... Allora, poi finisco. Scusami Pecchia, Pecchia, sei qua. Allora, Valenti... L'hai preso abbastanza per il culo? Sì, l'hai preso per il culo abbastanza. Allora, un mese e mezzo fa hai detto Valenti è recuperato, può giocare. Ho capito, ma io se fossi lui, io ti vengo lì da te, ti dico qualcosa. Perché, scusa, allora, può giocare? Fammi giocare, cazzo. Fai giocare quel balordo di Balo, che quel gramo di Osorio, al rotorio. Fai giocare anche Valenti, che magari dimostra i suoi talenti. Perché se non gioca sicuramente non dimostra un cazzo, ma con la difesa che ti ritrovi Valenti in confronto è Baresi, ok? Quindi fallo giocare, ma anche molto in fretta, e cerca di non continuare a cambiare i centrali ogni partita, perché sennò è il caos e devi sempre sperare che invece facciamo gol, perché sennò finisce sempre male dopo, perché la difesa è imbarazzante. L'avevamo già detto che era il tallone d'Achille, l'avevo detto da un pezzo, però adesso rischiamo che, siccome non riusciamo a segnare abbastanza, non giochiamo come al solito, poi dopo gli errori difensivi li paghiamo e se non vinci in Serie B torni giù e rischiamo. Quindi sveglia e ragazzi, forza Parma, tiratemi sul morale anche voi. Un saluto a tutti, buona serata e ci vediamo alla prossima. Dai gialloblu cazzo, non mollate adesso, c'è da vincere 3 o 4 per finire e poi andarci a riposare, però bisogna vincere 3 o 4 in stecca, se no non ci siamo. Va bene, sveglia, forza gialloblu, ciao.